Bentornati per un altro appuntamento con Word. Oggi ripartiamo dove eravamo la volta scorsa, dal menu di Word e da un documento. Ne prendiamo uno come base, eccolo, senza avere alcuna formattazione. Abbiamo visto come modificare gli stili ed il carattere, ed ecco che adesso andiamo subito a mettere un titolo qua. E questi altri li mettiamo come sottotitolo, mettiamo un titolo 1. Ma ora ci fermiamo perché lo continueremo in un altro modo. Oggi vediamo il blocco appunti e il blocco paragrafo. Quindi con il blocco appunti noi possiamo fare copie, tagli e incollare gli elementi. Ad esempio, se io copio questo gli ingredienti e poi mi sposto con il cursore a fine documento e clicco su incolla, dopo averlo copiato, vedete, mi crea una copia di quello che ho copiato. Se io invece lo seleziono e clicco su taglia, dove io lo sono andato a mettere, scompare. Ma se vado qui e clicco incolla, ecco che riappare dove io sono andato ad incollarlo. Quindi non è stato perso, è stato tenuto in stand-by, è stato copiato, tenuto negli appunti, appunto, come dice il blocco, scusate il gioco di parole, per essere poi rincollato in un secondo momento. Ma oltre che tagliare, copiare e incollare, un'altra cosa che posso fare è copiare il formato. Io seleziono l'elemento il cui formato voglio copiare e clicco sul tasto copia formato per poi andare a selezionare, vedete come è cambiato il cursore, c'ho una specie di pennello, il testo che voglio che assuma lo stesso formato. Vedete, la scadenza è diventata come gli ingredienti. Se io copio nuovamente il formato, posso così dare lo stesso identico stile a tutti i titoli, senza rischiare, magari perché mi sono scordato di aver messo un titolo 1 piuttosto che un titolo 2, e quindi il formato sarà uguale. Non rischio un errore perché non mi ricordo qual è la scelta che ho fatto la volta precedente. Quindi continuiamo a copiare il formato e ad incollarlo, andando a completare la formattazione dei titoli. Perfetto. Questo blocco è stata una cosa molto veloce e molto semplice. Passiamo ora al blocco paragrafo. Quindi nel blocco paragrafo io vado a modificare non il carattere come abbiamo visto nella lezione precedente, ma andiamo a modificare appunto il paragrafo. In un paragrafo cosa possiamo modificare? Possiamo modificare ad esempio l'allineamento. Ora abbiamo tutto allineato a sinistra. Se io voglio posso allinearlo al centro. Vedete come si è spostato? Quindi quando io vado ad aggiungere ulteriore testo, rimane sempre centrato, parte dal centro e si sposta ad entrambi i lati rispetto alla posizione di origine. Inizialmente era allineato a sinistra, un altro allineamento è quello a destra e fin qui è tutto facile. Ora vediamo un altro allineamento, che è un po' meno intuitivo, è l'allineamento giustificato. Vedete, la caratteristica del giustificato, che è simile per certi versi a quello a sinistra, è che oltre che essere allineato a sinistra, è anche allineato a destra, allo stesso tempo. Le righe iniziano tutte nello stesso punto e finiscono tutte nello stesso punto. Ok? Questo tipo di allineamento viene molto usato, magari su documenti di un certo tipo, come può essere un atto notarile o dei documenti comunque che hanno l'ordine come caratteristica principale. Ok? Un tempo erano usati anche nel web, oggi viene usato molto meno, tant'è che qualunque sito web voi visitiate molto probabilmente avrà un normale allineamento a sinistra, così, dove le righe partono nello stesso punto, ma non finiscono sempre nello stesso punto. Un'altra modifica che posso fare, oltre agli allineamenti, è quella dell'interlinea. Cliccando qui sul tasto proprio a fianco all'allineamento giustificato, vedete, io ho l'interlinea, adesso è uno, un'interlinea singolo. Ma se voglio spaziare di più, magari perché il documento è rivolto a qualcuno che ha delle difficoltà nella lettura delle parole troppo vicino, oggi si parla sempre di più di disturbi come la dislessia. Cosa posso fare? Dando un distanziamento maggiore, ad esempio mettendo 1,5 così, il testo è molto più lontano, quindi sarà molto più difficile per chi legge saltare da una riga all'altra. E con un piccolo accorgimento riesco a garantire una leggibilità molto, molto maggiore.
Qui sopra invece abbiamo gli elenchi puntati e numerati, i vari livelli di elenco e i rientri. Vediamo innanzitutto i rientri. Se io voglio allineare l'allineamento a sinistra, come ora, però lo voglio spostare, posso aggiungere un rientro. Cliccando su questo bottone, aumenta il rientro. Vedete, il testo si è spostato, è sempre allineato a sinistra, ma ha una spaziatura. Per ridurlo, posso semplicemente cliccare il bottone qua a fianco, riduce il rientro ed ecco che ritorna tutto alla posizione normale. Questo con i paragrafi va semplicemente a spostare in blocco i testi. Un comportamento diverso invece negli elenchi. Inseriamo un elenco puntato cliccando qui sul bottone Elenchi puntati. Quindi, primo elemento, secondo elemento, terzo elemento e quarto elemento. Ecco qui che mi segnala che ho scritto malissimo, mi sono perso le catene per strada. Questo è un elenco puntato, vedete uno sotto l'altro le cose che ho scritto precedute da un punto. Un altro tipo di elenco che si ottiene cliccando il bottone a fianco è quello dell'elenco numerato o ordinato. Io adesso clicco su questo qui e vedete i punti si sono trasformati in numeri. Ma se preferissi, ad esempio, usare le lettere, cliccando su questa freccettina in basso che trovo proprio a fianco al bottone, ecco che mi propone gli altri stili. E posso usare i numeri romani, le lettere maiuscole o le lettere minuscole. Vedete, diventa molto semplice e immediato cambiare questo stile qua. Torniamo un attimo all'elenco puntato. Questi sono tutti elementi che hanno una stessa gerarchia e sono allineati infatti allo stesso modo. Cosa succede se ad esempio sul secondo elemento io vado ad aumentare il rientro? Come vedete è cambiato anche il punto. Non è uguale agli altri, oltre il cambio del rientro, perché vado a spostare la gerarchia. Questo non è più un secondo elemento pari agli altri, ma è un figlio del primo elemento. Quindi ecco che non è pari agli altri, non è ad esempio se io qui avessi un sommario dove vado a mettere la scadenza. Qui io non dovrei mettere l'etichetta, l'etichetta andrebbe qui, perché ha la stessa gerarchia di la scadenza. Quindi mettiamo l'etichetta, mentre per riempire, diciamo, compilare questo, aspetta, compiliamo anche questo, gli additivi, andrei ad inserire qui un sottoparagrafo. Quindi la scadenza, quindi sottoparagrafo della scadenza, testo del sottoparagrafo. Quindi qui sotto io ho un titolo che gerarchicamente è inferiore all'altro. Abbiamo messo titolo, titolo 1, quindi adesso andremo a mettere un titolo 2. Vediamo un attimo se qui lo troviamo. Sottotitolo, eccolo qua. Ecco, gli abbiamo dato lo stile sottotitolo. Quindi qui, che gerarchicamente è sotto la scadenza, è figlio della scadenza, andiamo ad esempio a mettere sottoparagrafo della scadenza. In questo modo abbiamo rispettato una gerarchia come la stiamo rispettando anche negli stili dei titoli. Se andiamo a mettere elenchi numerati, prima l'abbiamo messo con le lettere, ritorniamo ai numeri. Vedete come, ad esempio, qui è 1, 2, 3, i pari, mentre qui, che siamo ad un livello gerarchico diverso, mi mette una A o mi rimette un 1. Comunque mi mette un simbolo che non è in continuità con gli altri, proprio ad indicare questo salto gerarchico. Quindi ricordiamoci che quando noi andiamo in un paragrafo o in un titolo a mettere un rientro, semplicemente ci viene spostato. Se noi lo facciamo negli elenchi, stiamo dando una gerarchia e questo è fondamentale ricordarlo.